Ristorazione e turismo insieme per rilanciare il Molise, un'opportunità per il territorio. Questo è stato l'obiettivo del corso nato dalla collaborazione di natura istituzionale tra l'alberghiero di Termoli, l'assessorato regionale al turismo del Molise, l'azienda autonoma di soggiorno e turismo e la Federazione Italiana Cuochi. Le PMI, in genere l'alto artigianato, il turismo e le imprese turistiche possono costituire una opportunità di sviluppo per il territorio che dobbiamo assolutamente in tutti i modi possibili perseguire, e noi, per quanto riguarda il nostro ruolo, che è di formare personale competente, davvero ce la mettiamo tutta. Termoli è un territorio importante per il turismo e per gli operatori del settore, grazie anche alla scuola alberghiera. Con il piano strategico del turismo abbiamo aperto una grande finestra in questa regione per quello che è l'enogastronomia. L'alberghiero di Termoli ormai è una grande realtà e incomincia ad essere una vera e propria eccellenza del panorama non solo regionale ma anche nazionale. Per cui il plauso va ai docenti, ai ragazzi. Veramente stiamo facendo delle cose straordinarie su cui poter puntare per sviluppare un turismo di eccellenza nella nostra regione. Se parte Termoli, parte tutta la regione Molise, per cui la regione è fortemente impegnata nel attuare quelle linee guida del piano strategico del turismo, e oggi qui siamo all'alberghiero che, ripeto, è una delle nostre eccellenze ormai nel settore, che fa da apripista per quello che sarà veramente il tema dei prossimi anni, e cioè il turismo enogastronomico. Un'iniziativa che approda la BIT di Milano, dove il Molise torna per la quarta volta con 100 attività, 40 comuni, un grande lavoro, ha dichiarato Remo Di Giandomenico, commissario dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo. Bisogna spazzare via l'idea che in Molise non si riescano a realizzare progetti importanti, ha detto Remo Di Giandomenico. Sul territorio c'è ancora molto da fare. Dare una mano agli imprenditori, di incoraggiare le piccole attività, di incoraggiare i giovani, ha bisogno di un sostegno concreto con una progettualità che porta avanti le iniziative, che porta avanti soprattutto le offerte e i servizi che devono essere dati. Massimo Taglia, presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi, ha ribadito quanto sia importante il percorso formativo della figura del cuoco e di quanto è fondamentale valorizzare la figura per evitare che i ragazzi, dopo gli studi, abbandonino la professione.